Allora il consigliere Calise. Prego. Grazie Presidente. Il mio intervento non sarà principalmente politico, ma proprio nelle modalità di partecipazione che un consigliere, nel mio caso come me, con magari alle spalle tanti esperti e tanti cittadini, chiedono di poter partecipare in maniera più piena magari anche a un'analisi di una delibera di questo tipo e che in questo caso non c'è stato. La gestione del bilancio comunale non è una cosa facile, soprattutto in questo momento, vista la situazione finanziaria mondiale e italiana. All'amministrazione dobbiamo dare atto di questo. Ma per il Movimento 5 Stelle in tema di finanze pubbliche, soldi di tutti quindi, la trasparenza e la partecipazione sono condizioni imprescindibili e assolutamente fondamentali. Le decisioni e le strategie in tema di bilancio spettano alla Giunta ed è giusto che la Giunta prenda le sue decisioni e ne risponda di conseguenza. Ma la partecipazione alle scelte per il nostro Movimento deve diventare il faro che guida anche chi è chiamato dai cittadini stessi a prendere le decisioni. Crediamo quindi che il ruolo del Consiglio Comunale non debba essere svilito in alcun modo, ma anzi valorizzato nelle modalità di espressione delle singole posizioni di idee. Nel merito della delibera che il Consiglio è chiamato ad esaminare in questa seduta, riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio e contestualmente una variazione al bilancio di previsione, non si può non evidenziare che mancano tutte le condizioni che ho citato. Manca la trasparenza, perché non è corretto che ad un consigliere vengano comunicate le variazioni di spesa, senza specificare quali capitoli di spesa vengano interessati nelle variazioni stesse. In questo modo non viene data la possibilità al consigliere di capire dove effettivamente la spesa viene tagliata o aumentata. E come si può esprimere un voto senza un'informazione minima di questo genere? Se vedo variazioni in diminuzione sui servizi sociali per 6.600.000 euro, come faccio a capire su cosa viene tagliato? Se vengono tagliati i servizi improduttivi potremmo ovviamente essere d'accordo, ma se vengono tagliati i servizi essenziali no. A me questa informazione di fatto manca e richiedo formalmente in questa sede che venga fornita ai consiglieri per le prossime variazioni di bilancio. Manca la partecipazione, perché una delibera di tale complessità non può essere esaminata in commissione 2 giorni prima del Consiglio Comunale. Non c'è la minima possibilità di approfondimento critico. È un prendere o lasciare che non può essere accettato. Aggiungo che manca la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti nella documentazione consegnata e non è nemmeno citata nella delibera. Chiedo che mi venga data la motivazione dell'assenza di questo materiale. Sì, è stata data oggi in commissione mezz'ora poco prima del Consiglio Comunale. Ecco, consigliere, esatto. dica così perché sennò verbale risulta una cosa. No, è stata data oggi, ma dato che avrei gradito poter fare un'analisi insieme ai tecnici del Movimento che si sono dati gratuitamente a disposizione, non è stato possibile. Vedo comunque nei dati aggregati della variazione oltre 32 milioni di spesa corrente in meno. Non posso far notare l'incoerenza di una politica di bilancio che prima agisce sull'entrata con il blitz estivo dell'introduzione dell'addizionale e l'aumento del biglietto ATM e poi interviene sulla spesa così pesantemente. Se si fosse fatto il contrario, forse ai cittadini avremmo risparmiato l'ennesimo salasso, visto che in questi tempi non se ne sentiva proprio il bisogno. Grazie.